A Londra gira un casino di droga. Chi è che non lo sa? Non fate gli ipocriti, tutti lo sapete. E chi non lo sa è poco informato. A Londra c'è la droga di tutti i tipi: MDMA, cocaina, eroina, metanfetamine, hashish, marijuana, c'è di tutto. Se pensate di arrivare in un paese dove non ci siano determinati fenomeni, allora siete degli illusi. Credete che magari solo in Italia ci sia lo spaccio? No, assolutamente. Non c'è stato una volta in vita mia in cui io non sia andato in discoteca e non abbia visto persone strafatte di ketamina, metanfetamine, MDMA, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché, essendo una città di passaggio estremamente turistica, i pusher spopolano! E lo sapete una cosa? La maggior parte dei pusher sono donne. Pensate un po', le brave ragazze che stanno in Italia e poi arrivano a Londra e poi fanno i soldi, domandatevi come lo fanno. Cioè, non andate tutto per implicito. Io, per esempio, nella mia esperienza, e veramente io mi sono fatto un culo come una capanna, ho visto delle persone fare un decollo esagerato economicamente parlando. Mia madre per esempio mi diceva: Antonio, ma tu hai visto, quello è diventato manager. Ma come cazzo fai a diventare manager dopo 3 mesi di lavoro? È impossibile, ok? A meno che non ci sia un certo movimento, o a meno che tu non abbia determinati soldi per poterti aprire determinate attività. Ma come fai ad aprirti determinate attività? Ovviamente a casa che cosa dici? Ah, sono diventato manager. Mica puoi dire che magari sei andato a spacciare metanfetamine e ketamina ed ecstasy e tutta la merda appresso nei locali per poter racimolare dei gruzzoletti, per poter avviare altre attività. Io ne ho conosciuti davvero tanti, quindi diffidate. La meritocrazia esiste, ma è lenta, la scalata è lenta, non pretendete di avere tutto e subito. Anche perché se ce l'avete tutto e subito, allora qua gatta ci copa. Diffidate da chi subito ottiene le cose. Attenzione!